console, un tempo il suo paese era uno dei più ricchi dell'America Latina, adesso invece il Venezuela vive una crisi economica gravissima. L'inflazione è arrivata all'800% e secondo un'inchiesta realizzata da 3 università venezuelane, l'81% degli abitanti contro il 34,1% del 2014 vive in povertà. Il presidente Nicolás Maduro è messo sotto accusa dalle forze di opposizione che organizzano ogni giorno manifestazioni in piazza, spesso represse nel sangue, tanto che si contano 66 morti e oltre 1000 feriti. Maduro, dal canto suo, accusa l'elite venezuelana di questo stato di cose. Che cosa succede nel suo paese? Per nessuna persona è un segreto dire che nel caso dell'America Latina, o dirlo in italiano, ma insomma, che non lo parlo bene, scusami mi mal italiano, qualcuna cosa Indira fai un riassunto. Si può dire che l'America Latina, prima del 1482, avevano una cultura diversa alla che l'Europa aveva sviluppato. Quando è arrivato Cristoforo Colón, è veramente incontrato un'America piena, ricca di oro, di acqua, di naturalezza, anche la persona abitavano così. Questo non ha cambiato in questo momento. Prima la voleva la Spagna, l'ha lasciato la Spagna, nel 1823, quando Stati Uniti finalmente ha dichiarato questa dottrina, questa politica del plan Monroe per prendersi l'America Latina, loro giorno a giorno, al giorno pure di oggi, stanno volendo prendersi l'America Latina. L'America Latina continua così ricca, per quello è un obiettivo politico, strategico, geoeconomico, geopolitico. Primo perché è il primo paese del mondo che sta certificato per la ricchezza del petrolio, la seconda per l'oro e la terza per la biodiversità. Dentro della biodiversità è l'acqua. La politica del primo morto, non sta più il presidente Chávez, ha sido veramente a partir del 1999 sviluppare un marco giuridico con una costituzione costruita di tutto e di 3 poteri siamo arrivati a 5 poteri con un sistema presidenzialista e non un sistema parlamentarista. Il presidente Chávez e dopo morto lui che si ha fatto la elezione presidente Maduro ha continuato con questa inversione sociale. È per quello che parlano di che il Venezuela è un paese povero. No, è un paese ricco, però che la ricchezza naturale per prima volta ha sido invertuto in politica sociale. Salute, educazione, medicina, e tutti quanti per sviluppare una popolazione che la prima volta era escluida. Il presidente, si tu vedi il presidente primo, presidente Chávez, un uomo che viene ser afrodescendiente, ha sido attaccato per sua condizione fisica, per sua origine indio, sua origine aborigene e per sua origine afrodescendiente. Il presidente Maduro invece è un uomo che viene da essere un operario e ha sido attaccato per essere un operario. Primo del 1999 il governo stava preso di uno che si chiama la Quarta Repubblica e che la impresa del petrolio PDVSA non generava ricchezza per il popolo, solo per il più ricco. È per questo che in l'attualità il Venezuela, dopo de morto il presidente Chávez, ha fatto la elezione e invito il presidente Maduro, questo signore che sta in galera del gruppo dell'opposizione, ha deciso desconocer efectivamente la victoria del presidente y ha llamado a hacer una revuelta de rico para decir yo no sono de acuerdo de que lui sea el presidente de la república y por quello yo voy a prender el poder a través de la fuerza, a través del terrorismo, a través de la guarimba y a través de una guerra primo psicológica, económica, esconder el chivo, esconder la medicina y no trobarse niente, ha creado
causato queste cause. Perdoni, quindi lei ritiene che tutto quello che sta accadendo nel suo paese sia diciamo il risultato di una pressione delle forze di opposizione, che quindi non risponda alla realtà questi dati che trapelano in Occidente? Certamente. Primo, noi dobbiamo anche vedere che l'organo ufficiale, para parlare referente a qual è la situazione, è che tu primo deve prendersi quali sono i progetti che ha sviluppato il governo e medire come era prima e come sono dopo. Invece, per esempio, quello che ho visto nella domanda è l'alimentazione. Primo noi abbiamo l'8,5% di desnutrizione prima di arrivare al processo rivoluzionario. Invece questo si è ridotto al 3,3%. Nel caso della salute, per esempio, 1,7 milioni di persone sono attendute gratuitamente attraverso del sistema che ha fatto la missione Salute, missione Barrio Adentro, dove effettivamente 8 di cada 10 abitanti sono los che disfrutano dell'assistenza gratuita. Invece il governo ha costruito, desde il punto di vista abitazionale, vivienda per quella persona che abitavano in la strada, in el barrio, e si è fatto veramente un'inversione con la vivienda che si è costruito alrededor di quasi 2 milioni di vivienda per questa persona più povera. Puedo dire anche il sistema educativo. Primo che tutto, noi abbiamo analfabetismo. Invece, noi abbiamo sido certificata por la FAO, abbiamo sido certificata por la Organizzazione Mundial de la Salud e abbiamo sido certificata por las Naciones Unidas perché abbiamo sobrepasado los objetivos del milenio. En función de questo, la persona, los più piccoli, los ragazzos, avevano una educazione gratuita, trasporte para andare a la scuola, cibo dove mangiano proprio in scuola, il libro che studiano i ragazzi sono libro gratuito, il computer con tutta l'informazione, il mini computer con tutta l'informazione dentro che sviluppano il programma di assistenza. Dopo scuola arrivano a casa, questo mini computer lo portano a casa e studiano i ragazzi, studiano la nonna, la sorella, tutti quanto stanno dentro dell'hogar con questo sistema. Veramente il popolo venezolano, escluido per prima volta, ha sido atendido en la prima necesidad. Desde el punto de vista constitucional, con una constitución bolivariana fatta del popolo, con la participación del popolo, con un gobierno, con un popolo que ha fatto poder constituyente, poder constituido, con la participación del poder popular, los ministerios de noi se chiamano Ministerio del Poder Popolare, perché sono il popolo lo che fa pure anche il presupuesto participativo e protagonico di cada uno di questo ministerio. Un'altra cosa importante di dire è che la lotta che sta facendo la opposizione è per cercar nuovamente loro il potere che prima tenevano, detentavano. Ma quindi, mi perdoni, la interrompo. Sì. È innegabile che comunque, magari negli ultimi tempi, nel paese ci sia penuria di cibo e di medicina. Sì. Lei dice che questa è una responsabilità dell'opposizione esclusivamente, dunque, non del governo. Certo, perché? Perché noi abbiamo un'economia mixta, un'economia dove quella impresa dove l'opposizione era il dono, perché l'opposizione sono un grande impresario. Dobbiamo definire, prima che tutto, che è l'opposizione? L'opposizione sono lo ricco primo che avevano da sempre, che detentavano la terra, la forza del lavoro, la mano produttora, tutta la mano produttiva, anche la tecnologia. Loro erano lo proprietario di questo. La renta del petrolio va direttamente alla mano di questo gruppo dell'opposizione. E loro hanno sviluppato un'economia di porto e non un'economia all'interno del paese.
per loro era più beneficioso economicamente mantenere questa economia di porto dove non svilupparono la terra, non svilupparono la industria, non svilupparono la logistica della distribuzione del cibo dentro del territorio, però sì avevano fatto un monopolio della impresa, come per esempio la impresa Polar, di questo gruppo Mendoza, che questo gruppo Mendoza pure loro vogliono prendere il potere per la forza. Perché? Perché loro effettivamente hanno tenuto l'appoggio del governo bolivariano per sviluppare in tavola e sviluppare l'economia. Loro invece di portare i prodotti più fuori del territorio hanno preso i soldi della divisa economica, i dollari che il governo le aveva dato, che loro desevano per sviluppare l'economia, hanno preso questi soldi e con questi soldi hanno portato i contenitori vuoti. I soldi lo hanno lasciato fuori del paese e hanno tornato questo contenitore vuoto. Devo dire, quindi è un'oligarchia che cerca di prendere il potere e che detiene in ogni caso. Una parte del potere forte perché controlla il petrolio. È così. No, controllano loro controllano l'economia. L'economia. Invece il Venezuela nel 2002 il presidente Chávez ha sido vittima di un golpe di Stato e lui ha preso nuovamente l'impresa del petrolio perché stava in mano soprattutto di un'impresa petrolera che si chiama la ExxonMobil. La ExxonMobil ha sido lasciata del territorio perché loro dicevano che il petrolio che avevano in Venezuela era betun. Meno era un petrolio non pregiatissimo, non era un petrolio pregiato. Invece il presidente Chávez e tutto un schifo, perché loro hanno fatto un golpe di Stato chiudendo la stazione di servizio chiudendo anche l'intercambio commerciale che il Venezuela aveva sviluppato con gli Stati Uniti, no andavano via los buques con los barriles de petróleo, con el cargamento del petróleo, han chiuso todo, anche l'ingresso e l'egresso del cibo, della mercancía. In questo momento il presidente Chávez con il gruppo di operari di questa impresa PDVSA hanno preso il potere e hanno sviluppato piano piano nuovamente a funzionare l'impresa del petrolio. E così che ha lasciato fuori alla ExxonMobil, ha lasciato fuori a questo gruppo elite che supuestamente erano lo unico che potevano sviluppare l'economia all'interno dell'impresa. La ExxonMobil ha fatto una demanda in contra del Venezuela che finalmente loro non ha potuto andare avanti per questa demanda perché è illegale. Pure la ExxonMobil sta detrás de questo golpe di Stato. Obama en el 2015, 2016, 16 y en 2017 ha fatto un decreto dicendo che il Venezuela è una amenaza per lo interesse del popolo de Stati Uniti. E perché? Justamente perché in combinazione con la ExxonMobil, le multinazionali e quella impresa che effettivamente vuole prendersi il primo paese del mondo certificato con la maggiore riserva del petrolio, la impresa PDVSA che è la che va a generare il più soldi del mondo, primo che l'Arabia Saudita, primo che l'Iran, primo che la Libia, primo che la Siria, che tutti, primo che l'Africa, che tutti, e loro vogliono prendersi il patrio trasero, il cortile di casa dello americano. È una politica dove sono distinto attore, Stati Uniti, anche il presidente attuale degli Stati Uniti, la opposizione all'interno che ha questa relazione con gli Stati Uniti e pure Colombia, perché hai che acclarare che in America Latina noi abbiamo approssimativamente 60 basi militari degli Stati Uniti, però non in Venezuela.
E loro volen, hanno fatto una cosa che si chiamava il Plan Colombia, hanno installato questa base militare, dicevano loro che per contrarrestare la guerriglia interna e tutti i problemi che hai in la Colombia, e quello hanno installato questa base militare e hanno desplazato la popolazione, 10 milioni di colombiani abitano nel Venezuela che ha sido recibido per il governo bolivariano con assistenza di salute, con la vivienda, con il cibo, con tutto come se fossero lo hermano venezolano. Invece questo programma, volviendo al punto, questo programma fondamentale che sta facendo pure la università, che riceve il sussidio, che prima non avevano sussidio, che questo governo a partire del 1900, inizio del 1999, alla data le dà i soldi per sviluppare a lo professionale che va gratuitamente a laurearsi in dicha università. Le investigazioni sono relazionate sempre con la investigazione di far vedere lo che la egemonia, il medio, le mass media internazionali vogliono vendere lo che succede in Venezuela. Questa manifestazione. Quindi lei dice che l'immagine che trapela in Occidente è falsata. Quello che vediamo in falsata, quello che vediamo in televisione. Sì, del 100% del territorio del Venezuela, solamente il 2%. Guarda, ya tenemos un mapa del Venezuela. Cuando tú ves cuál es el mapa del Venezuela, tú puedes ver que del 100% del territorio, solo quello es comunes que son en manos de la oposición, son los que están haciendo este caos en piccolo territorio. Noi abbiamo qua il sud d'Italia, la Basilicata, la Campania, la Calabria, la Sicilia, sono 5 per noi. Immaginate tu, figura tu, che qua il sindaco De Magistri iniziano e permetta fare chiudere la strada perché qualcuno non sta d'accordo con, pure lui non sta d'accordo con il governo centrale, però lui non le dice alla popolazione, guarda, noi adesso vamo a bruciare alla persona perché sembrano che sono di un altro partito, come loro bruciano a los chavistas perché sembrano chavista, loro non dicono chiude la strada e pone il filo spinato per andare via, loro dicono no, nessuno va a scuola, nessuno va all'ospedale pubblico, nessuno va al lavoro, sino tutto rimane a casa e così facciamo questo terrorismo dove persone non si cubrono il rostro, si cubrono il viso, e sono attaccando a tutte le persone che osano salire fuori della sua casa a fare una vita normale. Questo Italia non lo permette. In Venezuela invece la Guardia Nazionale in coordinazione, perché noi abbiamo una unità che si chiama la unità civico-militare, quiere dire che noi abbiamo dopo del 1999 un sistema giudiziale e un sistema militare che ha fatto un cambiamento dove in primo posto si pone lo diritti umani della persona. Noi non abbiamo arma nucleare, noi non abbiamo arma che possa intervenire a nessun stato, né fuori né dentro del territorio. Questi militari sono preparati, anche i polizia sono preparati sempre per fermare, però non per reprimire, non per uscire, non per matare a nessuna persona, sino veramente per contrarrestare il libero transito del territorio che ha sido in questi posti chiuso. Per esempio, Baruta, che è del Caracas, che è la capitale, si chiamano la gran Caracas. Noi abbiamo municipio Libertador, libre di terrorista, il municipio Baruta, con una sola quartiere con i terroristi. Nel municipio sono Baruta, El Atillo, Sucre, sono tre municipi, mancano uno, Baruta, El Atillo, Sucre e Chacao, sono quattro municipi dove stai questo sindaco della opposizione che sono i quartieri della persona più ricca, i quartieri della persona più ricca, abitano solo la persona di classe media e di classe alta. Invece dove abitano, le persone più povere
sono in pace. Han fatto pace, una vida normal, una vida tranquila, y en todo el territorio nacional la persona fai el turismo, fai tutto, fai la vida normal, en vez en Caracas, en quello paese que sono vecino, queste regioni que sono vecino a la frontera de Colombia, como Táchira e Mérida, sono atacada por Colombia, por paramilitares que han ingreso dentro del territorio para crear este caos, han uscido, han preso un pulma y han uscido anche a unos policías que stanno facendo, perché no el control, han pasado sobre loro. Possiamo dire che in tutte le parti del mondo quella persona che prende un molotov, che prepara un molotov e lanzano fuori sono chiamati terroristi. Invece come sono della opposizione in Venezuela sono uno eroe. Stanno pure prendendo simbolicamente quella figura di Simón Bolívar. Han preso anche la maglietta. Diciéndolo anche una sorta di divisa. De divisa. Y sono finanziato, le han fatto un plano, que te puedo vedere anche te posso far vedere anche los video, te faccio vedere tutte le informazioni documentate, de questo scientificamente documentato, de che loro finanziano a quello ragazzino de 6, 7, 8 anni, primo de los 18 anni, menorente, primo, per ponerlo come carne de cañone frente a los militares, a los guardias nacionales que están firmando que loro no vayan avanti a bruciar el Palacio del Tribunal Supremo de Justicia, que lo han bruciado, el Hospital Materno Infantil, todo. Cioè, le dice stanno facendo la guerrilla con i bambini. Con i bambini, para fare vedere que la fuerza bruta del Venezuela atacano quello ragazzo y poco si justificar ante la Organización de Estado Americano, justificar el intervento del Venezuela. Te puedo decir que del 2015 el secretario general de la Organización de Estado Americano, Almagro, ha fatto un avvicinamiento propiamente con los grupos de la oposición prima de prenderse el Parlamento. Loro han fatto una unidad. Tú cercano el Twitter de lui y ve, dice, yo sono de acuerdo con que, incitándolo a la Fuerza Armada a far un golpe de Estado al gobierno legítima y legalmente constituido, incitando a la población a andarse al meso de la estrada y bruciar y desconocer, es lui per quien labora, para una organización de la región o labora per dar golpe de Estado a un país libre, independiente, que se ha fatto autodeterminado. El secretario de la organización, Almagro, lui ha sido el primo que ha orquestado. No, el presidente Nicolás Maduro. No. El secretario de la Organización de Estados Americanos, la OEA, Luis Almagro, que dovrebbe essere una super parte. Sì, infatti, quindi non si avvale neppure in qualche modo dei suoi collaboratori per tenere stabile la situazione, gli rimano contro. Sì, il Venezuela, noi abbiamo in Venezuela una i collaboratori del governo, l'organizzazione americana, l'OSA. Sì, la OSA. Noi abbiamo, dopo del 2004, sviluppato un meccanismo di integrazione per sviluppare come fratello e come sorella dentro del territorio dell'America Latina, sviluppare la integrazione. La integrazione primo viene fatta por Simón Bolívar, che junto con primo Francisco de Miranda, dopo Simón Bolívar, hemos dado la independencia del Venezuela en 1811. Dopo che è arrivato il presidente Chávez, lui ha sviluppato questo progetto con, nel 2004, con Cuba, con Bolivia, con i paesi che formavano parte di questo modello dell'integrazione della Gran Colombia. Colombia non ha voluto intervenire e partecipare. Quando si è fatto questo meccanismo di integrazione, dopo si è sviluppato un altro meccanismo che si chiama la UNASUR, che contemplano quasi 40 paesi, 40 nazioni di tutta la regione dell'America Latina.
È così che hanno deciso di fare un progetto di sviluppo di connettività aerea, terrestre, acquatica, fluviale, in tutto il, per sviluppare i, la ricchezza naturale. Però, prima di questo, questo era in contrapposizione a un progetto che aveva sviluppato Stati Uniti che si chiama ELIRSA, che sono il progetto di sviluppo industriale sustentato por el Banco Interamericano de Desarrollo, sustentado por el Fondo Monetario Internacional, y así sviluppar proyectos de interés para las grandes transnacionales, pero no para las poblaciones que habitan en este territorio. Cuando Venezuela, tutti los miembros de la UNASUR, con una confederación, con una labor que se llama la COSIPLAN, que es el desarrollo, pero del sur, involucrando anche los pueblos originarios que habitan en este territorio, han deciso portarse que intervenga la China y la Rusia, Estados Unidos se ha arrabbiado. Entonces, habíamos, primo, la ExxonMobil que se han dado vía. Dopo il Banco Monetario Internazionale, il Banco Interamericano di Desarrollo, il Fondo Monetario Internazionale e questa o l'altra forma di integrazione che si chiama la IRSA, Venezuela e tutti i paesi in questo momento lo hanno dato via e hanno sviluppato tutto un progetto di sviluppo, soprattutto della ricchezza e la preservazione, un ecosocialismo per la protezione della terra e pure della popolazione, e loro tutto hanno conspirato a fare attacchi per diverso, per diversa formula e diversa maniera. In questo momento loro hanno fatto un golpe di Stato, primo a Paraguay, al presidente di Paraguay, con il Parlamento di Paraguay, hanno fatto un golpe di Stato a Honduras, han cachado y han fatto constitucionalmente electo, invicto por la población en su periodo presidencial como correspondía. Han fatto un golpe de Estado del Brasil con el Parlamento. Loro han fatto la stessa cosa en Venezuela, porque pensaba que muerto el presidente Chávez, morevano anche la revolución bolivariana. El país que remane con una lucha permanente, con un poder del pueblo, porque no es Maduro, es el pueblo de Venezuela que ha sido reivindicado, lo que loro controlan su país. El operario controlan los puertos, los aeropuertos, las capitanías de puerto, la empresa Metro, la metropolitana, la opera es los operarios, con cualquier otra directriz del gobierno para sviluppar los proyectos de la nación. Pero son loro los que controlan estas empresas. Loro controlan el presupuesto de las comunidades. Loro dicen, noi dobbiamo fare una, sviluppare una escuela, sviluppar, y tutto el gobierno se aboca per los problemas de la comunidad. Loro decidono che fare con questo presupuesto, loro vigilano il presupuesto, controllano il presupuesto, osservano tutto lo che si sta invirtiendo in el Venezuela. Loro vigilano, controllano il sviluppo della economia comunale, sviluppo della soberania alimentaria, autoabastecerse desde las propias comunidades. Si noi siamo una comunidad, por ejemplo, acá, la comunidad piccola de este cuartel que está acá, tutti la población en asamblea comunal deciden quién va a ser el presidente de la asamblea comunal, quién va a ser el tesorero, quién va a fare el que sviluppa tutti los proyectos, en qué tiempo. Fai una planificación. Cuando la oposición ataca el gobierno bolivariano, nessuno parla que de 1999 al 2017 se han fatto
planes operativi, annuali, istituzionali, dove tutti la popolazione hanno lavorato nella costruzione di questo plan operativo e sono loro il organo contralor popolare che vede che cosa si fa bene e che cosa si fa male. Le volevo chiedere, la comunità internazionale in qualche modo si sta mobilitando, il Presidente del Consiglio Gentiloni e il Premier spagnolo Rajoy hanno chiesto al Presidente venezuelano di cercare un dialogo, comunque di calmare le acque. Alla luce di tutto quello che lei ha detto, dell'opposizione, di tutta questa effervescenza che c'è nel paese, della penuria di cibo e di medicine, comunque è un paese che sta diciamo in ginocchio, lei crede che alla fine questo dialogo ci sarà, cioè tutta questa situazione si calmerà? Sì, guarda, e che il presidente terrà il potere o sarà destituito? Sì, no, no, può essere destituito. Voy a iniciar por la última demanda. El presidente ha sido electo 2014-2019, legalmente electo por la participación directa. En Italia el presidente no es electo directamente, es una representación del Parlamento. È quello che, per questo che Gentiloni e tutti quanti, la persona vuole fare la stessa cosa in Venezuela. O sea, Venezuela eligen directamente al presidente. Italia, con una democracia más avanzada, con una democracia così post-contemporánea, no arrivan veramente a una democracia popular, participativa y protagónica como lo ha fatto Venezuela. En primo que todo. Entonces el presidente es imposible de ser destituido sino a través de un proceso revocatorio que primo de la constitución de 1999, la più democrática, no era posible farlo. Primo que todo. Segundo, noi hemos fatto una mesa, una tavola de diálogo con los mecanismos de integración legítimos, legales de la región. La UNASUR, a través de su secretario, ha participado anche con due attori adicionali che sono el expresidente de España, Rodríguez Zapatero, y con un altro presidente che fue el presidente de Costa Rica o de República Dominicana, no recuerdo el nombre, han participado en esta tabla y Samper han participado en esta tabla de diálogo con la oposición. Pero la oposición vuole que, por ejemplo, el que está en galera, que no es un preso político, sino un político preso, en el 14, cuando invito a la elección, vuelvo al punto, el presidente Nicolás Maduro, el propio giorno que ha sido el Consejo Nacional Electoral, que ha dado cuántos votos había arribado el presidente Maduro y cuántos votos había arribado el Caprile Leopoldo López, lui súbitamente, Leopoldo López, que es el preso, no es un político preso, sino el preso que ha incitado a desconocer los resultados de los votos de la población, obviando que el popolo decide no qué voleva fare, lui ha dicho tutto al mezzo de la strada a iniciar este golpe de Estado continuado, un golpe de Estado que giorno a giorno se ha ido sviluppando en diferente, pero que mai arrivado a prender a tagliare el poder al presidente. Quindi lei pensa che comunque resisterà. Eppure che la tavola de lavoro esistono, loro sono los que se han alzado, han chiamato pubblicamente, pure han parlato con el Vaticano, el Vaticano ha... Le volevo chiedere questo, il Vaticano più volte ha invitato al dialogo ed è recente infatti la visita del Presidente al Papa. In questo la Chiesa che ruolo può avere? La Chiesa del Papa, la postura del Papa è il dialogo, invece la postura della Iglesia in Venezuela è far la politica e loro sono lo che appoggiano
loro sono lo che appoggiano questi golpe di Stato. Per esempio, tu vai a una omilia, tu vai alla chiesa a sentir la orazione e lo che siente è a unos cura, a unos sacerdotes, a unos prebitos che lo che parlano è dire deve fare tutto andarsi alla strada. Guarda, che hasta il momento di farle la bendizione a questo gruppo terrorista ce lo hanno fatto. Utilizzano. Ma il Papa, per quello che ho capito, ha richiamato un po' all'ordine nella conferenza episcopale venezuelana dei prelati. Certo, certamente. Il Papa ha fatto, però l'opposizione ha chiamato e ha insultato al Papa dicendolo che lui è un comunista, che lui non deve dire niente. Perché? Perché non appoggiano alla MUD, al gruppo della opposizione. Noi, questo periodo che si è chiamato un'assemblea costituente, giustamente per lo logro che si è fatto la rivoluzione, che si è sviluppato, per darle rango costituzionale e non permettere che nessuno privatizzi PVDESA, che privatizzi l'acqua, privatizzi la luce. Quindi l'obiettivo è non privatizzare nulla. No, niente. È la privatizzazione nel rispetto alla proprietà de las 3 millones de viviendas que se han fatto dentro del territorio nacional y que mano a mano se han entregado, que se han otorgado por la comunidad, que reconozcan las laureas, el diploma, el estudio que ha fatto la población, porque no había universidades privadas, pero habíamos tanta universidad pública sviluppato por el gobierno en lo que se llaman aldeas comunitarias, donde la persona no deben andarse fuera del cuartel, sino sencillamente loro salen de casa y la escuela que estono ya estructura edificada, en la mattina se fai el nido. Dopo se fa tutti la primaria, dopo se sviluppano il liceo classico, scientifico, linguistico, umanistico, commerciale, economia popolare e tutto, e dopo la sera stessa struttura fisica, la stessa struttura. E la sera va la persona a studiare, los posti de los operarios, los puertos, los aeropuertos, la metropolitana, tutti posti sono aulas, la stessa aula, stesso spazio per il studio, per laurear anche questo operario che non se pueden andare. Noi abbiamo una ley del trabajo, una ley del operario, una ley de la labor, que en vez de laborar 8, 9, 10, 12, 14, sin reconocimiento, sin pensiones, sin niente, habíamos una ley del operario, que el operario puede laborar, labora 6 horas y dopo la ultra 2 horas de las 8 horas son para el estudio, per studiare e per esprimere che loro puedan laurearsi. Esattamente. Noi abbiamo pure un processo che la casa linda che rimane a casa ha diritto a tenere, perché questa lavoro si riconosce, a tenere una pensione, un riconoscimento. Noi invece di allargare il tempo della pensione nel Venezuela, noi abbiamo una pensione che a los 55 anni la donna può prendere la pensione, haya lavorato o no haya lavorato, haya fatto la cotizzazione o no haya fatto la cotizzazione. E l'uomo a los 60 anni, e se qualcuna persona per qualcuna difficoltà non ha lavorato mai nella sua vita, ha diritto della pensione, ha diritto della vivienda, ha diritto dell'ospitale gratuito, ha diritto di fare il trattamento della più costosa. Quindi lei dice così i diritti essenziali sono salvaguardati. Non solo il diritto essenziale, ma va più más avanti del diritto essenziale. Hai il diritto di che la donna ha fatto la morte alla donna. Noi siamo il primo paese del mondo che abbiamo riconosciuto il femminicidio. El femicidio. Noi abbiamo un ministerio del poder popular solo per la donna, perché la donna pueda tener anche recibir un incentivo económico por el banco de la donna para sviluppare progetti sociali che atendano las necesidades propias de la donna, anche de los figlios, de recoger a tutti la donna che sono in strada, che sono malata con la droga, che se han prostituito, recuperare questa donna
Maradona, de darle educación, protección, vivienda, asilo, a ley, a tutti i figli. Nessuna persona, la persona che rimane, qualcuno rimane in la strada in questo momento, ha sido giustamente perché hay un programma che si chiama Programma Negra Ippolita, che attendono a quella persona speciale che la sua vita ha sido l'alcol, ha sido la droga, per recuperarla, per darle di mangiare, per darle il trattamento gratuito, educazione gratuita, un seguimento. Qualcuno va via, perché tu non lo puoi tenere come una galera in carcere. Questa se fai a porta aperta para che loro puedan venire. Noi abbiamo una scuola di medicina latinoamericana che si è sviluppata con Cuba, Venezuela, con los países, con Bolivia, con Ecuador, con los países, anche con la Argentina, con la Uruguay, con tutti los países de la América, anche con el Asia, con el África, con la Palestina, con la Siria, con Libia, con quei paesi che sono in guerra. Venezuela ha questa università che le cubrono tutte le inversioni sociali, economiche, l'assistenza, tutto, tutto, lo che mangiano, tutto. Los laurea e dopo los porta nuovamente a los paesi di origine a fare l'attenzione medica a quello popolo più povero. Noi abbiamo un sistema di salute, per esempio un sistema di salute che si chiama Misión Milagro Negro, que fai el intervento quirúrgico a tutti la persona que mai en la sua vida avevano visto, que cubren tutti los países de la América Latina, anche parte de la África, que lo hemos sviluppato pure con Emilio Lambiasi, con questo, con el Vaticano y con el África. Y hemos involucrado a Italia a través de Emilio Lambiasi con este proyecto. Noi abbiamo un proyecto fundamental que se llama Misión Sonrisa, que quella persona que en su vida avevano dente, que no poteva mangiare, se le fa gratuito l'intervento. Questo con quien hemos sviluppato estas misiones, sobre todo las misiones de salud, gracias a Cuba. ¿Por qué? Porque este internacionalismo que fai Cuba, que no es una dictadura, como parlano la persona, como en Venezuela, no ha de una dictadura, es, quizás se puede decir, la dictadura del proletariado. Possiamo parlare entonces de la dictadura del proletariado. Possiamo parlare de la dictadura de las donas que se da en la independencia. Possiamo parlare de la dictadura de los indígenas que defienden su derecho a tener un territorio libre de guerra, libre de contaminación ambiental, libre de la extinción y de la protección de otra generación, de otra generación. Possiamo parlare de la dictadura del operario. Possiamo parlare de la dictadura del maschio que ha sido, o sea, de todo. Esta sí es una dictadura del popolo, la dictadura del popolo, pero este grupo de la oposición vuole tagliarle todos los grupos políticos, porque noi abbiamo un PSV, Partido Socialista Unido del Venezuela, con 10 millones de militantes, guarda, seamos 30, 31, 32 millones de habitantes, y de estos 32 millones, no todos son inmersos en el sistema electoral. ¿Por qué? Porque no están, deben tener 18 años, deben estar inscritos en el sistema a partir del 18 años de edad, cuando arriban a los 18 años y pues andar en votar. El oro pueden participar en militar dentro de este partido o del partido que el oro vuole. Este partido unido socialista de Venezuela, piano piano ha ido sviluppando una conciencia colectiva de la población, que el oro deben capir que los derechos son inalienables y que nessuno a través de un derecho piccolo de la élite, de la MUD, de esta dona que da vergogna, que la Lilia Tintori da vergogna, que la señora Corina da vergogna, que esta dona, la Solórzano, que este grupo de diputados que se llaman los diputados, que incitan a una guerra civil, que loro incitan a este terrorismo, a Freddy Guevara, a tutti quanti, quellos señores que incitan a esta guerra, no es posible que loro sean los propietarios del Venezuela.
El pueblo venezolano es libre. El pueblo venezolano se da la forma del gobierno que no es un socialismo, porque no somos socialistas, no habíamos políticas sociales para atender a la población, que el objetivo fundamental de la población del Venezuela, el centro del gobierno, el centro del desarrollo, el ser humano, el planeta, una armonía entre el planeta y una armonía entre el ser humano, y no la intervención de nosotros. Gracias.